Allora, eccoci tornati in studio. Allora, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha bocciato l'ergastolo ostativo, ha bocciato dunque questa normativa, l'ha definita un trattamento crudele, inumano e degradante e ha invitato a Beh, modificare. sicuramente è inumano, anche il carcere di per sé. Sicuramente restare in carcere per tutta la vita non è bello, però non possiamo soltanto escludere una pena senza trovare la soluzione alternativa alla pena. Quindi bisogna che, diciamo, questa usanza medievale di mettere in reclusione una persona per tutta la vita è sicuramente una sorta di barbarie. Però siamo preparati a un'alternativa, questo è il punto fondamentale. Avvocato Morosi. Bella questa domanda. Bella questa domanda perché entra subito nel cuore del problema, che è un problema che per affrontarlo bisogna partire da quello che è anche il dettato della Costituzione, no? Il quale dice che la pena non deve essere in sé afflittiva, ma deve tendere alla rieducazione del condannato. Allora, se questo è un principio di rilevanza costituzionale, vuol dire che l'ordinamento, nel momento in cui adotta delle norme ordinarie, deve tener conto di questo principio. Quindi il tema dell'ergastolo è un tema che farà dibattere molto. Per dare una dimensione ai nostri telespettatori, professore, diamo anche un dato reale, sui 60.000 carcerati italiani. E quelli che hanno la pena dell'ergastolo, che quando tu vai in carcere, io sono andato come avvocato, è fine pena mai scrivono. Questo è scritto, fine pena mai. Lo C'è chiamano così. scritto. Lo scrivono alla guardiola. No? Ah, questo è un fine pena mai. Sono 1.800 circa, un po' meno, qualche decina in meno attualmente, di cui circa 1.200 si troverebbero nelle condizioni dell'ergastolo ostativo, quindi per reati gravissimi, omicidi, mafia, camorra e quant'altro, comunque reati molto gravi. Quindi la dimensione non è banale, non è che interessa qualche decina di persone, interessa oltre circa 1.200 persone sui 1.800 condannati all'ergastolo. Il principio rieducativo, tendere alla rieducazione. Se la pena deve essere solo afflittiva, allora se non fosse scritto in Costituzione che la pena deve tendere alla rieducazione, non avremmo questo problema, sarebbe una scelta politica in senso stretto. Ma se deve tendere, evidentemente il legislatore ordinario non può sfuggire al principio costituzionale, altrimenti la Corte Costituzionale si è chiamata a verificare una nuova norma. Però c'è nell'ordinamento penitenziario, hanno introdotto un articolo 4 bis, famosissimo per chi pratica questa realtà, che prevede che in certi casi, se a una condizione, se non vi è la collaborazione dell'ergastolano, perché il condannato all'ergastolo si chiama anche così, e quindi una situazione particolare, costui non può beneficiare di quelle provvidenze favorevoli che la legge ordinaria prevede in genere, per esempio dopo 10 anni ci sono i permessi premio, dopo 20 anni ci sono possibilità di semilibertà, dopo 26 anni addirittura la liberazione condizionata. Se uno in carcere ha dimostrato di tenere una condotta corretta, di aver accettato quello che la legge gli impone, quindi il lavoro diurno, l'isolamento notturno, perché il codice penale prevede queste caratteristiche, ha dimostrato di essersi in qualche modo redento, usiamo un'espressione Certo. religiosa, di aver cambiato atteggiamento, di aver mutato la sua condotta. Diciamo anche che la vita, perché poi se andiamo a vedere i casi concreti, qui abbiamo degli esperti, Già sentiamo. dopo un po' di anni di carcere un soggetto cambia, salvo che non sia anche incallito, che non sia irrimediabilmente compromesso sul piano umano. Se una persona ancora viva, ancora ricca di sentimenti, di emozioni e di volontà, può cambiare. Dopo 10-15 anni è una persona completamente diversa. Quindi il fine rieducativo è importante. Però quando noi ragioniamo di questo,
aspetto, dimentichiamo spesso, e secondo me lo ha fatto anche la Corte, anzi la Grand Chambre, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si era pronunciata il 13 giugno. Questa è la pronuncia della Corte d'Appello, se vogliamo chiamarla, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è composta da 21 membri, non pochi. La Grand Chambre è composta da 21 membri che giudicano a maggioranza, e a maggioranza hanno deciso che evidentemente il sistema italiano è troppo restrittivo. Finisco dicendo che, a mio parere, io ho letto questa sentenza della Grand Chambre, non si è tenuto conto della parte offesa, non si è data attenzione a quella che è la realtà delle parti offese. Cioè, dopo molto, parleremo anche molto, della questione legata appunto alle vittime. Professoressa Serraggiotto, allora, l'avvocato Morosin dice che le persone cambiano in carcere. Allora, lei ha una lunga esperienza. Come... 31 anni di... Ecco, e voi come psicologi penitenziari siete quelli poi che date una valutazione, no? del dovremmo definito. Fare una psicodiagnosi. La figura dello psicologo è poco presente all'interno delle carceri, perché a contratto insomma può dedicare 3 minuti, se così, a persona, quindi è sporadico. Io parlerei, e me ne sono posto molte volte il problema, sul termine rieducazione. Perché per uno psicologo rieducazione non è di certo il fatto che lavori bene. La rieducazione è un'altra cosa, vuol dire che la persona ha preso le responsabilità di quello che ha fatto. La giurisprudenza usa molto il termine colpa, colpevole, cella, eccetera. Lo psicologo parla di responsabilità, che poi è quello che dice la nostra Costituzione, perché prima della nostra Costituzione non c'era la responsabilità personale individuale. Lo psicologo all'interno del carcere è lì anche per il benessere della persona, perché noi facciamo parte del Ministero della Salute, e quindi il nostro primo incarico è quello del avere cura del detenuto. Ma avete il tempo di farlo? No, visto che... non possiamo averne cura, perché il tempo non ne abbiamo. Ci vengono così, da quello parlando, io sono coordinatore del Veneto per quanto riguarda gli psicologi penitenziari, sono dell'associazione SIP, Società Italiana di Psicologia Penitenziaria, che ha fatto il codice deontologico per gli psicologi che lavorano in carcere. Ne sentivamo, è approvato dall'Ordine Nazionale. In carcere dovrebbe essere fatta psicoterapia, ma chi viene preso dal carcere non farà psicoterapia, perché il titolo richiesto è quello di psicologo, non di psicoterapeuta. Per cui la psicoterapia in carcere non si fa. Quindi, sì, quindi il detenuto resta... L'osservazione scientifica della personalità. Osservazione scientifica cosa vuol dire? Studiare la persona per vedere se è affidabile. Mentre le altre scienze non sono prognostiche, la diagnosi è prognostica. Quindi dice che cosa la persona potrà fare. I miei colleghi comportamentisti, io sono di scuola psicoanalitica, i miei colleghi comportamentisti dicono che se una persona ha fatto una cosa una volta, ha l'80% di probabilità di rifarla. Diciamo che lo la vedo in modo decisamente abbastanza stretto. Questo vale soprattutto per il suicidio, quindi una tensione molto alta nel fatto di prevenire i suicidi all'interno delle carceri. Il detenuto come ci vede? Ci vede come persone mandate dalla direzione. Dobbiamo fare l'équipe e fare la sintesi. Noi siamo all'interno di un doppio mandato, il mandato che è quello istituzionale e il mandato che è quello professionale, ma il mandato più forte è quello professionale, nel senso professionale vuol dire che se il direttore mi domanda qualcosa relativamente al detenuto, io ho l'obbligo di dire non glielo dico,
Quindi, però dall'altra parte, se il detenuto dice che si vuole suicidare, io ho l'obbligo di riferirlo alla direzione, perché deve essere allertato. Però secondo me siamo ancora agli albori di quello che è la rieducazione, perché se parliamo di educazione è a scuola. Se parliamo di rieducazione, il carcere dovrebbe riprendere in mano tutte quelle dinamiche che non sono state chiarite prima nella vita della persona. Certo, certo. Allora io adesso chiamerei in causa Elton Calizza per un pochino, allora innanzitutto riagganciarci un attimo a quello che diceva prima l'avvocato Morosin, e cioè l'ergastolo ostativo. Lei ha avuto modo di fare un dottorato di ricerca su ergastolo ostativo 41 bis, quindi la materia la conosce bene. Ecco, ci sono i termini allora per come dire, bocciarlo così come ha fatto la Corte Europea dei Diritti Umani? Certo, cioè, sicuramente sì, io credo che questo sia, dal mio punto di vista, una sentenza storica, anche perché a un certo punto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto basta, perché bisogna ricordare che i ricorsi in questi anni, cioè dall'introduzione di questo che si chiama ostatività, come diceva l'avvocato di questo articolo 4 bis, che esclude una categoria di detenuti dall'avere accesso a quello che è tutto lo strumentario, diciamo, che il carcere mette a disposizione in questo percorso di rieducazione. Quindi c'è, cioè, l'ostatività significa una categoria di persone, indipendentemente dal ruolo che hanno avuto all'interno del reato per cui sono stati condannati, indipendentemente dalle azioni che hanno commesso, dal fatto che hanno fatto, solo perché rientrano in questa categoria di reati, sono esclusi, sono ostativi all'accesso ai benefici. La Corte Europea in questi anni ha ricevuto tantissimi ricorsi e ha sempre detto no, state così, insomma, fatevi la galera, perché fino alla fine, perché il governo italiano dice che c'è un'emergenza mafia. Adesso la Corte Europea ha detto basta, cioè, questa emergenza deve anche avere una fine, e quindi si deve porre fine anche questo trattamento penitenziario fatto su due binari, quindi di quello di considerare una certa parte, una categoria di detenuti come quelli che sono appunto affidabili, oppure possono accedere a quelli che sono i percorsi, possono accedere, non che devono accedere, a quelli che sono i percorsi trattamentali, è una categoria che deve essere esclusa. Ecco. Quindi adesso quello che succede, quello che la Corte Europea dice, non devi negare il diritto alla speranza. Non dice che li devi mettere fuori, non dice che l'ergastolo ostativo è abrogato, dice che che le persone possono, devono, hanno il diritto di avere, di sperare, o comunque di avere, così anche ipoteticamente, una strada, c'è una possibilità. Quindi loro adesso possono chiedere, bisogna vedere adesso come, certo, il governo italiano, insomma, acquisisce questa cosa. Cioè, le misure, ricordiamo, la Corte Costituzionale, mi pare la prossima settimana, 22. Si esprimerà, il 22. Però insomma è un'altra cosa che io aggiungerei, perché io, siccome è una realtà che conosco bene, sia perché ho fatto una ricerca di dottorato, sono andato a intervistare dentro le persone che uscivano addirittura dal 41 bis, sia perché ho avuto in passato un'esperienza di carcere e sono stato all'interno di una sezione di alta sicurezza dove eravamo tutti ostativi, e questa essere ostativo, cioè questo essere, far parte di una categoria che è esclusa da qualsiasi tipo di perché di non è soltanto, cioè non, cioè non è soltanto il stare, come dire, cioè il non poter
chiedere nulla al magistrato di sorveglianza, nessun tipo di beneficio, ma anche all'interno del carcere si ha a che fare con un regime totalmente diverso, quindi in una sezione diversa, con orari diversi, con tutto quello che riguarda, ecco, è un carcere duro, diciamo, ecco, no? Quello che viene definito, ecco, un carcere duro. Senza tra l'altro prendere in considerazione il fatto, cioè, come dicevo prima, quello che uno ha fatto, ma prendere in considerazione soltanto il titolo, allora, di reato, la categoria che rappresenti. Ecco, però, mi scusi se la interrompo, però prima appunto la professoressa parlava di rieducazione. La sua esperienza ci dice che è stato in carcere, ma che ha avuto la possibilità anche di, come dire, di rieducarsi, possiamo dire così? Ma non so se dice, questo sì, perché com'è che è arrivato a questo? Qui lei si è laureato? Sì, sì, io direi che ho fatto un percorso di studi all'interno del carcere, successivamente poi ho proseguito gli studi e ho continuato a coltivare l'interesse, quindi a rimanere sul tema del carcere, e quindi adesso faccio anche parte di associazioni, faccio attivismo sempre in questa materia qui, e io lo vedo piuttosto come dire una mia crescita e maturazione nonostante il carcere. Voglio dire, il carcere è stato un'occasione, secondo me, in cui ho maturato il mio interesse per questo argomento. Se devo dire, basta pensare che per poter continuare gli studi universitari ci ho messo 3 anni, abbiamo fatto una lotta qui, non io, ma per fortuna ho avuto l'appoggio di alcuni professori, certo, universitari, che hanno alla fine, insomma, sono riusciti a convincere il senato accademico ad accettare. Però per questo dico, nonostante il carcere, tuttavia, perché il carcere, bisogna ricordare, non è un luogo di studio, non è una biblioteca, è un luogo di sofferenza, di punizione. Sì, ecco. Però l'interrogativo che è stato fatto, allora, la sentenza non nasce per caso, giusto? Da cosa nasce, Tullio, la sentenza? Beh, la sentenza nasce da un ricorso che era stato presentato da un... È stato presentato un ricorso, Viola, certo. Che cosa chiedeva il ricorso, cosa risponde la Corte Costituzionale? Allora, il ricorso, Viola, è stato fatto perché volevano l'applicazione del rilascio da parte del detenuto, dopo 26 anni aveva diritto di tornare a casa. Mentre nelle sentenze precedenti la Corte europea aveva detto no, ha diritto lo Stato italiano di mantenerlo in carcere, adesso invece ha cambiato rotta e ha detto dopo un certo periodo di tempo, quindi 26 anni al massimo, 23-26, deve essere rilasciato. Il che, da un punto di vista teorico, non parliamo di teorie, da un punto di vista teorico, vabbè, se la legge dice così, lo si fa. Però mi nasce un dubbio. Una persona, che ciascuna persona ha un suo carattere e un suo iter di vita, diciamo una propria educazione, se effettivamente questo rilascio può essere una garanzia per la società che riporta in sé un detenuto che probabilmente si è pentito, vuol percorrere un'altra strada, oppure se rilasciamo invece una persona che continuerà a compiere reati. Siccome si parlava in questa sentenza, si faceva il caso specifico di un mafioso che non si era pentito, la controparte, che è lo Stato italiano, che si era presentato come, diciamo, parte avversa, diceva: se non abbiamo la garanzia del pentimento, non è possibile applicare, non abbiamo applicare questa indulgenza nei confronti del condannato. E allora parla anche di pentimento, e la Corte europea dice non serve il pentimento, perché il pentimento è un obbligo.
Quindi, avvocato, c'è una contraddizione in questo iter della Corte europea, non tanto perché il carcerato abbia diritto di avere una speranza, questo è necessario darlo a tutti, indifferentemente da quello che hanno commesso, ma è giusto anche che la giustizia sia una linea spartiacque sufficientemente che garantisca ai cittadini che se viene rilasciata una persona questo non è indotto a compiere altri reati. Qualcuno tra i giuristi, c'è un dibattito in queste settimane fiorente, qualcuno dice in effetti, ricollegandosi alla impostazione che ha dato lei, professore, che sia una forma di clemenza, è un qualcosa quindi che dovrebbe essere concesso perché si ha una visione dell'ergastolo come una misura che condanna in modo inappellabile per sempre, infatti l'ergastolo è una pena diciamo perpetua, il codice parla di pena perpetua, sine die. Fine pena mai, come dire, è la frase che rimbomba come i catenacci, no, dei portoni del carcere di Spielberg, fine pena mai, è una forma clemenziale. Io invece condivido la sua preoccupazione, io sono per la certezza della pena. La certezza della pena. Il nostro legislatore, solo per fare un appunto en passant, vende ogni tanto ciclicamente, quando c'è bisogno di dare impasto alla cittadinanza, la forza della legge, vende modifiche dei testi di legge con l'aumento delle pene edittali. Cioè, la prima c'era la condanna per un reato dai 2 ai 6 anni e dice no, abbiamo elevato a 8 anni, a 9 anni. Non serve a niente. È una colossale presa in giro. L'aumento della pena edittale è una colossale presa in giro. Quello che conta è che all'esito di un processo equo, giusto, vi sia un giudice terzo che riesce a dare una condanna equilibrata, corretta, e che quella condanna diventi una sanzione certa, perché altrimenti non ci capiamo più nulla. Io sto pensando, lo dicevo prima anche, questa sentenza, questa pronuncia della Grand Chambre, di questi 21 giudici diciamo, d'appello, chiamiamoli così, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a mio parere ha fatto un'analisi parziale della questione, perché ha dimenticato, non è proprio trattato, la questione delle parti offese nei reati dove l'ergastolano è stato coinvolto. Io darei grande rilevanza alla tacitazione di quella che è la ragione di pregiudizio, di sofferenza di quelle che sono le parti offese. Io lo vivo, ero in tribunale anche stamattina a Venezia, voglio dire, sono spesso le aule di giustizia, e io con la mia sensibilità, e credo sia la sensibilità anche del quivis de populo, del cittadino, la parte offesa deve essere ristorata del pregiudizio che ha avuto, pienamente. Il carcerato, non escluderei forme di diciamo di premiali, ma molto molto avanti. Io per esempio sarei clemente con chi è avanti negli anni. Un novantenne in carcere non ha più senso, non si muove già nella casa di riposo. Situazioni di persone malate, ecco, ma laddove non vi siano casi estremi, che allora l'umanità deve andare oltre la rieducazione, è una questione umana. Per il resto, credo che andrebbe messo sul piano valutativo, quantomeno, la questione dell'ergastolo ostativo con la questione delle parti offese. Io non ho visto toccato questo profilo. Evidentemente, dal punto di vista tecnico, si può anche dire che non c'entrava nulla, e hanno ragione, ma ciò non significa che io, con la mia sensibilità, e probabilmente molte altre persone, pensino a studiare, a dare un'attenzione ulteriore a questo tema, mettendo a fianco delle provvidenze clemenziali, dei provvedimenti favorevoli, quella delle parti offese, cioè che sia possibilmente ristorata pienamente la parte offesa. Poi sì, è una scelta, i radicali... Ma il tempo, per quanto lungo sia, induce il carcerato a cambiare idea, oppure... E parliamo di un caso particolare, cioè quello della organizzazione mafiosa. Dal punto di vista psicologico, il tempo è qualcosa che è vissuto dalla persona, ma
un anno può essere un secondo, certo. O 30 anni possono essere vissuti come pochi attimi. E quindi rimanere immutato. Io non entro nel fatto ergastolo ostativo o non ergastolo ostativo, perché come psicologa il mio mandato è quello di lavorare per il benessere della persona da qualsiasi parte sia. Certo che per quanto riguarda la legge, in carcere ci sono i collaboratori di giustizia, non esistono più i pentiti, perché non esiste più il pentimento, quindi collaboratore. Per me che sia una S o sia un collaboratore o sia un tossicodipendente o una persona che ha fatto violenza ad una donna, io devo essere la psicologa al di là del reato. E il mio compito è quello di assistere la persona e fare una diagnosi. Ma in merito alla domanda del professor Kasen, come risponde? Scuoteva la testa, per quanto riguarda dall'esperienza che ho avuto, le vittime sono pochissime quelle che accettano il fatto del riparativo. Ricordo un ergastolano a cui abbiamo fatto una sintesi positiva, è uscito. Il magistrato di sorveglianza ha detto bene, la famiglia non l'ha mai perdonato. La sua famiglia? La sua famiglia sì, offesa. Che a me sembrava molto strano, visto che lui aveva ucciso la figlia di un suo amico, che era la sua amante, quindi insomma per me era molto strano questa ricomposizione familiare. Il suo amico non l'ha mai perdonato assolutamente, ha provato la mediazione anche il prete. Mi pare di capire che un percorso di recupero dei detenuti non esiste in questo momento oggettivamente, salvo lo sforzo suo e di altri suoi colleghi che cercano in qualche maniera, ma non hanno nel tempo. Ma uno sforzo minimo, perché non siamo presenti. Io non sto parlando, immagino. Non voglio entrare nel merito della professionalità e dei tempi. Ma io dico proprio il tempo. Di fatto non c'è una rieducazione. Il lavoro, per quanto riguarda il lavoro, una persona può lavorare bene, l'ha dimostrato il mostro in Austria, l'ingegnere che violentava le figlie, e tutti dicevano che era una bravissima persona perché lavorava molto bene. Sono solamente gli adolescenti quando sono in crisi lo fanno vedere subito, non riescono a studiare, non riescono a fare quello, però un adulto no, un adulto può mascherarsi molto bene. Sì, no, ma io quindi... non è questo, non è la reazione. Esiste una scuola di recupero all'interno delle carceri su cui poter contare, perché alla fine può esserci un percorso che uno magari finge di essere recuperato e altri invece lo fanno, capiscono e lo fanno. Mi pare che non ci sia in Italia, ma neanche all'estero. Secondo me è la stessa istituzione che potrebbe avere delle grosse potenzialità, che spinge le persone a mascherarsi. Cioè, se io vado a scuola... Io sto parlando oggettivamente. C'è una scuola di recupero? Sì? No? Allora, io direi gli elementi posti così, su cui si fa la valutazione, ovviamente, che sono indicati anche nell'ordinamento penitenziario, sono l'adesione alle attività scolastiche, alle attività di lavoro. I legami familiari. Certo. Quindi questi sono elementi che vengono valutati in caso, per determinare la rieducazione. Ma io direi che sono le stesse identiche cose che si fanno fuori per quello che è il percorso educativo di istruzione delle persone, che non c'è una forma rieducativa diversa da quelli che la scuola, il lavoro, quello è anche fuori, insomma. Quindi non c'è un percorso rieducativo, c'è soltanto il carcere e basta. Il discorso di base. Quindi manca in questo momento una capacità rieducativa. Quello che dice la... Mi scusi, conduco io la trasmissione.
Quello che dice la sentenza della Corte Costituzionale, della Corte Europea, dice basta che stia là tot anni, dopodiché bisogna rilasciarlo perché noi siamo umani. Non è vero. Allora, questa è la sentenza. Sì, sì, ma l'ho letta anch'io. Come? Sì, l'ho letta anch'io. Dice che una persona può cambiare, cioè bisogna dare la possibilità di valutare se questo cambiamento è avvenuto o meno. Come faccio a valutare? Allora, siccome questa sentenza nasce da un soggetto mafioso che non si è pentito e la Corte Europea dice, questo è il problema e la discussione di questa sera, e la Corte Europea dice non ha importanza il pentimento, anzi il pentimento, l'obbligo di essere pentito, peggiora, toglie la personalità al reo. Di conseguenza lui deve essere libero di scegliere, no? E naturalmente dice quindi a 26 anni deve essere rilasciato. No, non dice così. Allora a 26 anni lui deve avere la possibilità di chiedere la libertà condizionale. Però nell'articolo 176 del codice penale, che è la libertà, la liberazione condizionale, che lui ha fatto domanda e gli è stata dichiarata inammissibile, non è che è stata rigettata, non è che ha detto no, tu non hai diritto perché non ti sei. Io ho detto non lo prendiamo neanche in considerazione perché sei ostativo. Allora la Corte Europea dice che anche lui, come gli altri Gastolani, deve avere la possibilità di andare davanti a un giudice e il giudice di analizzare la sua istanza. L'articolo 176 non dice chi fa domanda va fuori, dice perché venga concesso dopo 26 anni di carcere la liberazione condizionale, deve essere accertata, cioè il certo ravvedimento del condannato, deve aver risarcito le vittime e deve aver risolto tutti i debiti con lo Stato, cioè deve aver pagato tutte le spese processuali, mantenimento carcere, che non sono. Quindi il 176, cioè la prima è il ravvedimento certo. Quindi lui dice io voglio andare, cioè quello che lui ha chiesto, la possibilità di andare davanti a un giudice e che il giudice decida se lui può avere la liberazione condizionale, quindi di fare una valutazione sul suo ravvedimento, che poi sono quegli strumenti altri, quindi no, non è che dice lo dovete mandare fuori, deve avere la possibilità che quando uno fa domanda di il problema non è questo. Io faccio la domanda e poi lei risponde quello che vuole. Come fa il giudice a capire se la persona dopo tot anni ha diritto di uscire ed è pentito, se non si è pentito prima? Perché noi stiamo parlando di telespettatori, non stiamo discutendo tra di noi. Certo, se non riusciamo a condurre, far capire a casa dove vogliamo andare, rischiamo di fare molta confusione. Certo. Allora, il problema è molto preciso. Se questo non si è pentito, se questo non ha parlato, non è passato dalla parte della giustizia, come faccio a dire che questo quando esce non ritornerà di nuovo a creare crimini? Io le rispondo nel fatto che così anche i telespettatori capiscono che all'interno del carcere ci dovrebbe essere un'equipe. Un'equipe che fa una sintesi, cioè in questa ci dovrebbe essere o c'è? Dovrebbe esserci perché... No, mi scusi, non andiamo avanti per ipotesi, non c'è, quindi non abbiamo possibilità di giudicare la persona che viene con... sempre... Quindi il giudice che si trova di fronte a questo personaggio che dopo 26 anni dice io vorrei essere liberato perché ormai ho capito tutto, ma sono parole o sono fatti? Allora vediamo un attimo abbiamo l'intervento del senatore Grasso in merito al rilascio o meno del condannato. Andiamo. Il campo da... Ecco, allora il primo passo è questo: se uno non è pentito, quando esce è più forte di quelli che sono rimasti fuori. Perché? Perché è una persona che garantisce che non parlerà mai, perché se è successo quello che è successo, quindi diciamo che ha un vantaggio.
E parliamo non di un criminale qualsiasi che ha ucciso la moglie piuttosto che cose terribili. Parliamo di una riorganizzazione entro la quale sta questo personaggio, che peraltro, perché dobbiamo fare uno spaccato della situazione, la famiglia viene mantenuta dalla mafia, perché la garanzia più grande, il costo maggiore dell'organizzazione mafiosa è mantenere le famiglie dei reclusi, perché è l'unica maniera per costringere, per aiutare i reclusi a non pentirsi, a non parlare. Allora, se parlassero, automaticamente verrebbero esclusi dal gruppo mafioso e di conseguenza diventerò nemici e non si potrebbero più reintegrare all'interno della situazione mafiosa. Ecco che allora la Corte europea, che supera diligentemente questa problematica, forse non conoscendo bene la situazione italiana, forse commette un errore di valutazione, perché non parliamo di etica, se è buono o cattivo, noi siamo generosi, eccetera. Stabiliamo effettivamente se questa persona è un rischio per la società. Prego, avvocato. Allora, lei ha dato il cuore del problema un'altra volta. Io credo, bisogna essere chiari, parliamo ai telespettatori, no? Allora, se vogliamo dare una lettura che sia compresa da signora Maria e il signor Beppi che sono a casa, bisogna dire la verità. Questa sentenza della Grande Chambre sul caso Viola è una sentenza che ha aperto la strada all'abolizione dell'ergastolo, questo bisogna dire. Bisogna avere il coraggio di dire questo. Ma questo mi andrebbe bene, ma questo, rilasciare allora, è una a scelta, quale condizione? Non ha detto le condizioni, ha detto sostanzialmente, come precisava bene lei, che anche se non si ha la certezza, non c'è la prova, o se la prova è inutilizzabile, o se la prova è irrilevante, o se la prova non è provata da una garanzia del ravvedimento, comunque è inumano e degradante che decorso un certo periodo di tempo, i 26 anni che sono il termine massimo, per il quale appunto il termine dopo il quale si può dare la libertà condizionata, si deve comunque riconoscere qualcosa a questo individuo, altrimenti praticamente negheremmo i diritti fondamentali dell'uomo. Si chiama Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quindi la Corte dice: i nostri principi prevedono che deve esserci sempre una finestra di luce davanti a qualsiasi persona, anche l'ergastolano incallito, mafioso. E qui, ma la realtà è, professore, perché a casa ci capiscano, è la strada per abolire l'ergastolo, che è poi l'iniziativa del Partito Radicale da tempo, da anni, almeno quelli la portano avanti sul piano. Infatti l'associazione Nessuno Tocchi Caino, legittimamente dal suo punto di vista, ci mancherebbe, ha esultato, sentenza storica, sentenza che probabilmente porterà una proposta di legge, la vedremo prossimamente, per l'abolizione dell'ergastolo, che non è una cosa, bisogna capirsi. Io ritengo che bisogna avere il coraggio di affrontare queste problematiche, che non è la durezza in sé della pena, si chiama penitenziario il carcere. Secondo me è importante che noi abbiamo primariamente attenzione alle vittime, questo è il punto per me ineludibile. La vittima è fondamentale, io lo vedo, sa quante parti offese escono dai tribunali nuovamente colpite da un'ingiustizia che è stata la pronuncia giudiziale, perché inadeguata secondo loro, perché non ristoratrice della loro sofferenza. E quindi per me è importantissimo. Una cosa che bisognerebbe fare è la mediazione, le procedure di mediazione tra il responsabile, il reo, colui che è stato accertato in un processo colpevole, quindi di un certo reato, e le vittime. Le mediazioni, questo andrebbero fatte. Quello, ma non c'è questa struttura, non esiste, non esiste. Come la dottoressa ci ha spiegato bene prima, considerando i tempi che hanno loro, i contratti che hanno loro come esperti, come specialisti, ci sarebbero 3 minuti
per ogni ma che attività è questa qua? Beffiamo, fingiamo di essere attenti all'aspetto umano, quindi tanto vale a questo punto così essere più coerenti e dire che questa sentenza apre la strada, e lo vedrete che accadrà tra poco, a proposta di legge per la formale abolizione dell'ergastolo. Questa è la realtà. Allora facciamo vedere un altro contro pubblicità. Prego, allora un attimo di pazienza e riprenderemo subito dopo parlando invece del diritto negli Stati Uniti in merito al carcere. Allora eccoci qua, riprendiamo rapidamente la situazione. Parliamo sempre di questa sentenza della Corte Europea, che va interpretata in varie maniere, e diciamo che abbiamo due telefonate in corso, per cui diamo spazio alle telefonate e poi proseguiremo con l'intervista di Grasso e poi vedremo anche i nostri ospiti. Allora, eccoci qua, buonasera, il suo nome gentilmente da dove chiama? Sono Maurizio Gerini, chiamo da Casoneghe. Buonasera, non abbiamo capito il nome. Maurizio, perfetto. Casoneghe. Prego, signor Maurizio. La preoccupazione del professor Kasen è che non si sia chiari e non si dica che siamo in presenza, insomma, di una specie di pre-abrogazione dell'ergastolo, ma io non sono d'accordo, sono abbastanza vecchio per ricordarmi che saranno 40 anni che si è fatto in Italia un referendum, uno dei tanti proposti dei radicali. Quel rito referendario era relativo proprio all'abolizione dell'ergastolo. La stragrande maggioranza dei cittadini hanno votato contro, l'ergastolo c'è nell'ordinamento. Ma non è assolutamente detto che la conseguenza dell'applicazione di questa sentenza sia l'abrogazione dell'ergastolo. Mi sembra di capire che la conseguenza sia la parificazione delle possibilità positive, negative, libertà anticipata, oppure conferma della pena, anche a questo particolare tipo di ergastolani. E il passaggio quale sarebbe? Anche qui non mi pare di essere d'accordo con il professore. Credo che non c'entri niente la questione del pentimento, che potrebbe essere sincero, che potrebbe essere finto. Il vero discrimine è il fatto che gli ergastolani in questione non siano stati collaboratori di giustizia. Questo è il passaggio fondamentale. La Corte ha detto che anche se uno non è stato collaboratore di giustizia può chiedere di essere valutato, e la risposta può essere per lui come per tutti gli altri sì, puoi avere i benefici, oppure no, non puoi avere i benefici, e la valutazione comunque viene fatta. Cioè, i dubbi che il professore esprime circa l'attendibilità dei giudizi del giudice dovrebbero allora applicarsi a tutto. Insomma, invece il giudice oggi, con i numeri che ha, con i sistemi che ha, con gli servizi che ha, certe volte pochi e mal funzionanti, comunque può decidere se liberare anticipatamente una persona. Quindi non mi pare che sia assolutamente vero che questa è la premessa necessaria della posizione dell'ergastolo. Grazie, buonasera. Grazie a lei, grazie signor Maurizio. È stato interessante. Avvocato, vuole dare un'interpretazione alla domanda? No, ma questo telespettatore ha argomentato correttamente dal suo punto di vista, quindi non ha detto delle cose sbagliate, anzi, io credo che abbia centrato perfettamente con i suoi rilievi il tema. Sono stato io a valutare, a ritenere che questa sentenza come conseguenza senz'altro attiverà qualche proposta di legge per l'abolizione dell'ergastolo, questo è pacifico. Ecco, più limitatamente però è perché, siccome la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo è vincolante, per l'Italia si dovrà valutare questo regime restrittivo della libertà, e come diceva correttamente il telespettatore e prima nella pausa anche il nostro amico che ha fatto un dottorato di ricerca sulla materia, probabilmente bisognerà arrivare ad un compromesso che impone, se non altro, l'esame
della domanda, cioè non impedire la domanda, questo potrebbe essere il compromesso, che poi sarà rigettata per le ragioni che già sapevamo, ma questo sarebbe un grande passo in avanti e ci tutelerebbe rispetto a quelli che sono le doglianze, i rilievi, le censure della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ecco, questo probabilmente è il compromesso che avremo all'orizzonte. Però il telespettatore ha relazionato correttamente. Sentiamo anche il secondo telespettatore che abbiamo in attesa. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Pronto, buonasera. Sono Antonio da Padova. Prego, signor Antonio. Ecco, leggo il titolo Vivere per morire in carcere. Cioè, però io dico anche vivere per morire fuori dal carcere. Perché chiaramente se tu fai un reato che rovini qualcosa, un oggetto, se tu fai un reato che tu praticamente violenti anche una ragazza, una ragazzina, tu quella ragazzina l'hai occupata, quella è morta. Cioè, non ho capito perché poi dopo questo che fa questo istruttore, magari dopo si reintegra, diventa buono, si derimera, praticamente, ma la ragazzina è diventata, quella è rovinata per sempre. Cioè, il danno è quello lì che mi dispiace, che io non posso permettermi che una persona che rovina una ragazzina, una ragazza o una donna, possa dopo un domani riuscire perché si sta reintegrando la società. Non è vero niente, perché fatto il danno e adesso ti paghi le conseguenze. E mi dispiace dire così, però questa qui è la realtà, anche perché se si è severi si può anche ottenere qualcosa, ma se è un bonaccioni e bonisti così non si tiene niente, perché tanto quelli non hanno niente da perdere e quelli lì ti rovinano. Buonasera, grazie. Grazie anche al signor Antonio. Ecco, vuole rispondere lei adesso? Sì, sì, ma allora, il concetto del carcere, della certezza della pena oppure del carcere dell'ergastolo, di uno che non deve mai uscire dopo aver fatto un reato, e quindi è dimostrato che questo no, non ha un effetto deterrente. Cioè, insomma, in Italia le pene sono, c'è stato un continuo innalzarsi delle pene, c'è stato un continuo una continua produzione di leggi emergenziali su quasi tutti i tipi di reato, cominciando da quelli legati alla tossicodipendenza, legati all'immigrazione, legati appunto allo sfruttamento e magari alla violenza sulle donne, alla criminalità organizzata, al terrorismo, tutto c'è stato un incremento della pena, delle pene, ma insomma, uno che va a fare un reato non è che pensa prima alla sentenza, alla condanna che potrebbe avere, quindi cioè, non è questo secondo me il modo in cui uno si gestisce si amministra la giustizia appunto, anche perché poi insomma non voglio citare per l'ennesima volta la Costituzione quando parla di rieducazione, però insomma io ritorno alla questione di prima, che bisogna aver fiducia nelle persone, nel cambiamento delle persone, perché altrimenti si torna, no? Se si va via, si esce dal codice penale che insomma che cerca di garantire i diritti e pensa appunto ad avere a che fare a un recupero, quindi a una persona che può cambiare, può ritornare, può essere inserito, e si va in quello che è la vendetta dell'occhio per occhio, quindi a un ritorno di uno stato di... Quindi così, lei non ritiene che la pena sia un deterrente per limitare il reato? No, allora io questo, ma sia per quello che ho letto, ma sia per quello che ho visto dentro, anche proprio parlando con detenuti, anche leggendo, studiando le storie, nessuno, anche ad esempio si parla di ergastolo, nel 92 in Italia c'erano 400 ergastolani in carcere, adesso abbiamo sentito prima i numeri sono questi, 1800, sono quasi 2000. Però allora, faccio un esempio, intercettazioni telefoniche tra Italia e Romania
hanno intercettato delle telefonate molto interessanti, dice vai a rubare, vai a fare, compiere reati in Italia, tanto non ti beccano mai e se ti beccano ti lasciano andare. No, quindi la certezza della pena, scusi, io vorrei contraddirla, poi chiaramente se uno è deciso a fare un reato, la sua psicologia lo porterà in quella direzione e purtroppo ci sono anche di questi individui che hanno necessità di compiere il reato, perché l'istinto e tutta una serie di fattori che è difficile da capire lo portano a fare questo, ma la maggior parte delle persone tiene conto, perché l'esempio banale è che se lei fa la tangenziale e c'è il contatore della velocità, allora ci stai un attimo attento, se no fai 140 e mi pare che sia normale. Però, quindi il fattore deterrente è fondamentale. Prego. Però l'amico del dottorato di ricerca, lo chiamo così, ha detto una cosa giusta, che è un dato statistico. Sì. Per esempio, in alcuni paesi al mondo c'è la pena di morte. È statisticamente dimostrato che se un criminale, nel mentre sta commettendo un reato, rischia che lo ammazzino, a quel punto averne ammazzati 10, ammazzarne 20 non cambia nulla. È statisticamente dimostrato che non è l'astratta durezza della pena edittale che fa cambiare, addirittura la pena di morte. Quindi il dato statistico è nella direzione illustrata. Quello che abbiamo detto prima, non bisogna confondere, ripeto, la durezza della pena edittale, cioè della pena scritta nella norma generale ed astratta, come benissimo ha detto lei prima. Quello che conta è la certezza della pena applicata, cioè se un giudice dà 3 anni, anzi io starei, per far capire meglio i telespettatori, perché viene anche dall'esperienza, non starei sulle pene estreme, quelle un mese, sì. Il discorso che fa lei è giustissimo. Se noi avessimo per esempio per le pene minori un mese, uno si fa 30 giorni di carcere, lei sono certo vedrebbe rovesciato il comportamento delle persone che microcriminalità verrebbe ridotta del 50%, perché è dissuasivo, perché nessuno vuole stare in carcere, certo. E quindi si eviterebbero i comportamenti, ma per i reati più gravi, quelli da pena di morte, è dimostrato l'esatto contrario, il dato statistico, sì. È quello, sì, che ci ha detto prima, quindi sì. Bisogna stare attenti a usare un criterio per l'altro e intersecarli, ma lei ha detto una cosa giustissima, sono convinto che per le piccole sanzioni, ma devono essere effettive, a me capita, certo, ho preso un anno e 8 mesi, però non vado mica in prigione, oppure ma devo andare anche 3 mesi, ma 3 mesi che è una pena modestissima, con la sospensione, non mentre... Però uno è terrorizzato dall'idea di andare in carcere. A volte basterebbe che uno andasse in carcere una settimana, cambierebbe così. Quindi l'alternativa, cioè non la pena definitiva, ma è migliore della pena invece assoluta. Ma sì, questo sono d'accordo con lei che la pena di morte non ha mai fermato un assassino. Perché nel momento in cui sa che tanto se vale. Viene preso, tanto vale che proceda. Quindi la speranza, giustamente, che viene suggerita, uno va in carcere, avrà l'ergastolo, però il recupero, ma qui abbiamo scoperto 2 cose. Uno, che il recupero non c'è, quindi parliamo di niente, o lo Stato si organizza effettivamente per recuperare le persone che sono in carcere, se no il tempo non serve a niente per recuperare la persona. Seconda cosa, eventualmente la necessità che la persona che è in carcere dimostri effettivamente al giudice un certo tipo di cambiamento di rotta. Farei vedere un attimo il contributo numero 3, Bonafede. Il ministro Bonafede, come ha commentato la sentenza. Noi abbiamo stabilito con una decisione presa tanti anni fa...
Ecco, questo delle vittime, secondo me, è un punto importante, perché anche forse era, anzi sicuramente era quello anche a cui aveva fatto riferimento il telespettatore, il signor Antonio, prima che ha chiamato, cioè diceva la vittima alla fine rimane segnata per tutta la vita, no? Lui ha fatto il caso di una, nel caso di una violenza, no? Ad esempio, quindi chi rimane vittima, o i familiari delle vittime, come nel caso della mafia, a loro, tra virgolette, il delitto resterà sempre nell'anima, professoressa. Io penso, ritornando al concetto di prima, perché sia chiaro ai telespettatori, tutti noi abbiamo un'educazione primaria che deriva dai nostri valori della famiglia, della religione, poi abbiamo un'educazione secondaria che è quella che ci dà la scuola, che ci dà il gruppo dei pari e anche i media, visto che siamo qui, i media fanno la nostra certo. Educazione secondaria. Rieducazione vuol dire che le prime due livelli non sono stati sufficienti a garantire il fatto che la persona si inserisca nella società o si inserisca con le regole di quella società. Per cui la persona si sente doppiamente offesa. Perché? Perché dice: io ho ricevuto questa educazione, ho ricevuto questi principi, ho studiato, ho fatto, eccetera. E poi qualcun altro sta facendo qualcosa contro di me. Allora, in quel caso deve essere ristorata questa persona. Dovremmo anche però rispettare il fatto che la persona non voglia questo ristoro. Perché come una persona può o non può collaborare, così anche una persona deve essere libera di poter accettare o no le scuse dell'altro, perché non sono scuse perché ti ho preso un biscotto, eccetera, certo. Ma sono delle cose particolarmente pesanti. Per cui la mediazione ci vuole. Ci vuole, però deve essere portata da persone che abbiano una buona cultura, vuol dire che sappiano farla veramente, che conoscano la cultura dell'altro e la cultura della vittima, perché noi viviamo in una società multiculturale. Dicevo, io sono bellunese, lei è padovano, camminiamo in modo diverso, ci muoviamo in modo diverso, abbiamo bisogno poi per comunicare che o ci mettiamo insieme, o se no, se c'è stato qualche grosso torto, non ce la facciamo insieme a collaborare. È stata chiarissima. Allora, abbiamo il punto, prego. Sì, no. Vediamo allora il grasso, sì, punto certo. Numero 5, certo. Così entriamo nell'argomento. La chambre, diciamo, non ha collaborare. Ecco, questa quindi è la valutazione del senatore allora, Grasso. Diciamo che è una posizione diversa dalla sua, cioè se devo dare un segnale lo devo dare concreto, non basta soltanto le intenzioni e non posso giudicare dalle intenzioni. Le intenzioni non fanno parte del diritto, no, non si condanna uno per le intenzioni che ha o si assolve per le intenzioni che ha, ma deve dare una dimostrazione. Allora vorrei fare un passo un attimino, andare nel mondo degli Stati Uniti, nel diritto degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una grossa esperienza di mafia, per certi aspetti molto superiore alla nostra. Solo che il diritto negli Stati Uniti è un po' più rapido, veloce e efficace, no? Abbiamo visto sulla questione Al Capone, ne hanno fatto anche dei film, come siano riusciti a fermare un certo tipo di fenomeno, anche se per altri aspetti poi è aumentato. Allora, negli Stati Uniti un pentito, perché possa essere considerato tale e perché possa essere considerato, diciamo, dimezzata la pena o ridotta la pena in considerazione del suo pentimento effettivo, va bene, lo mettono in una stanza e sta lì fin tanto che non ha scritto tutto quello che ha fatto e tutti i collegamenti che ha avuto, fino al giorno in cui è stato arrestato. Deve raccontare tutto. Se si dimentica qualche dettaglio, ovviamente importante,
perde questo diritto. Allora vediamo la differenza tra gli Stati Uniti e l'Italia. Il signor Buscetta, che è stato consegnato dall'FBI a Borsellino e Falcone perché parlasse di quella che era la mafia italiana, perché aveva già parlato per quanto riguardava la mafia americana, con Borsellino e Falcone non racconto tutto, e lo disse apertamente: non posso raccontare tutto, soprattutto i collegamenti tra la politica e la mafia. E oggi abbiamo dei procedimenti ancora in atto per capire chi era il mandante, perché gli esecutori li abbiamo messi tutti in galera. Allora, io ritengo che questo sia un diritto reale, se no quello che applichiamo noi è un diritto più immaginario. Avvocato. Ma io farei una premessa. Noi siamo andati anche come Camera Penale Veneziana in un viaggio di studio ancora nell'89, quando è cambiato il codice di procedura penale in Italia. Ed è una cosa non banale quella che le riferisco. In America c'è una separazione del processo dal giudizio sul fatto dall'applicazione della pena. Il giudizio sul fatto è assegnato a una giuria popolare che si riunisce separatamente dal giudice che pronuncia la sentenza, il quale applica solo la pena, allorché la giuria popolare, riunitasi separatamente da sola, quindi i cittadini che rappresentano la comunità, devono dire se l'incolpato, l'imputato è colpevole o innocente. Dopo essersi riuniti, aver deciso, valutato, escono e uno, portavoce di tutta questa giuria, dice innocente. Allora il giudice deve applicare la sentenza, dice dichiararlo assolto e mandarlo. Dice colpevole e loro hanno finito. Il giudice deve applicare la sanzione penale prevista secondo il precedente, secondo le norme che riguardano soprattutto i casi analoghi che sono stati trattati. Questa è una differenza fondamentale. Da noi in Italia abbiamo nelle corti d'assise, solo nelle corti d'assise, la partecipazione del popolo alla pronuncia di giustizia, però i nostri non sono giurati, sono giudici. In corte d'assise vi sono 8 componenti, sia in primo grado che in secondo grado. Degli 8, 2 soli sono togati e 6 sono giudici popolari, non giurati come in America, giudici a tutti gli effetti. Quindi decidono assieme ai 2 togati anche delle questioni procedurali, delle questioni quindi di rito, oltre quindi che entrano nel merito della sentenza. Ed entrano nel merito della sentenza. Mentre in America, ma questa è una cosa particolare italiana, ed è per i reati più gravi, come sanno tutti, in corte d'assise si va per i reati di sangue, di mafia, i reati più gravi, quelli che prevedono proprio anche fino all'ergastolo. Paradossalmente, mentre davanti a un collegio giudicante in tribunale ci sono 3 magistrati, nella corte d'assise per i reati più gravi ci sono 2 magistrati togati e 6 giudici popolari. In America questi 2 momenti sono separati: giuria, non giudici, giuria popolare che giudica sul fatto, sulla domanda è colpevole o innocente, in base alla esperienza, alla capacità di giudizio, di analisi della questione, delle prove che la giuria ha a disposizione, dell'aver ascoltato l'accusa e la difesa in contraddittorio, di aver fatto tutto quello che è possibile per conoscere il fatto, chiunque può conoscere il fatto, e decide, ripeto, colpevole o innocente. Poi il giudice applica la pena. Quindi è completamente diverso. È una giustizia sì, sulla quale si può anche essere d'accordo o no, però una giustizia, tra l'altro poi la giustizia americana, poi vedremo il servizio e sono lieto di vederlo, è impressionante, fa paura, è un meccanismo diciamo veramente fuori dai nostri parametri. Pensi una cosa, dico solo questa che può far inorridire: non hanno il minimo e il massimo della pena, hanno il precedente ma non hanno il minimo e il massimo della pena. Nel nostro ordinamento invece per ogni reato c'è il minimo e il massimo, quindi questa è una garanzia. Il giudice può essere anche draconianamente sanzionatore, quindi pesante, però se la legge dice che per quel reato puoi prendere da 2 a 6 anni, al massimo ne dà 6. In America tutto questo non c'è il minimo e il massimo della pena, quindi il giudice, una volta che la giuria
ha accertato la colpevolezza, può dire: secondo me questo caso assomiglia a quel precedente di, e io gli do l'ergastolo. Sì, però una volta poi condannato, una volta condannato, sì. Ah, la certezza. Può essere, cioè, se lui si pente e rientra, allora gli viene accorciata la pena perché dimostra, certo, di essere contro quell'organizzazione che apparteneva, parliamo appunto di organizzazioni mafiose, e quindi lui si toglie fuori, non solo, entra nella protezione, perché la protezione gli consente di non essere poi aggredito da quelli che erano i suoi soci di reato precedentemente, e questa è la differenza tra l'applicazione. Quindi quello che dice Grasso per me ha un fondamento, cioè il fatto che io esco fuori dall'organizzazione e lo dimostro concretamente può essere una delle motivazioni per cui prendo in considerazione una sorta di, tra parentesi, pentimento, perché l'uscire fuori dall'organizzazione ti mette in una condizione di contrapposizione con l'organizzazione mafiosa che altrimenti ti può recuperare perché sei addirittura più affidabili di molti altri. Prego, a lei. Ecco, io direi però che questo è vero in parte, nel senso che è vero per quanto riguarda i promotori di un'organizzazione, però bisogna ricordare che all'interno di questa categoria di ostativi, ma non soltanto, anche all'interno del regime del 41 bis, si trovano anche delle persone che non sono dei promotori dell'organizzazione, che magari all'interno dell'organizzazione hanno avuto ruoli più marginali. E io ad esempio ho intervistato diversi nella mia ricerca sull'ergastolo ostativo e sul 41 bis, diverse persone, tra i quali c'erano quelli che dicevano: io non mi pento perché io ho questa, insomma, questa, ho fatto una scelta di vita, e appunto erano quelli che avevano questo tipo di comportamento, ma c'erano anche quelli che magari quando erano stati arrestati erano dei ragazzi giovani che andavano, magari li avevano mandati a sparare, che quindi la loro conoscenza dell'organizzazione si limitava alla propria azione, ma non sapevano di cosa succedeva nei piani alti, e comunque dicevano: ma il promotore, cioè il mio capo, si è pentito, ha raccontato tutto, io che cosa vuoi che racconti, che io non so quello altro che cosa faceva lui, e comunque lui ha già detto tutto, io non saprei di cosa parlare, di cosa aggiungere di nuovo, di chi far arrestare, perché in realtà collaborare con la giustizia significa far arrestare a qualcuno, cioè dare delle cose, certo, concrete di reato che non sono emerse durante il processo. Poi ci sono ovviamente anche quelli che dicono: io potrei anche, ma non lo faccio perché sennò metto in pericolo la mia famiglia, i miei figli che adesso sono cresciuti, si sono fatti una vita, ma perché devo entrare nel sistema di protezione e distogliere i miei figli, i miei parenti, la mia famiglia da un contesto magari sociale o familiare o lavorativo, certo, regolare. Quindi chiaramente è una scelta della non collaborazione. Chiaramente è una scelta che comporta un rischio. Ma mi scusi, nel momento in cui ha ammazzato, ma non vedo che lui a questo punto si tolga fuori dal rischio perché dice: potrei, chiede la protezione, lo Stato gli dà la protezione che eventualmente si merita, perché questo è giusto se lui parla, ma non è un alibi che allora forse rischio, perché quelli che ha ammazzato sono morti e sono ancora là. Quindi non posso scegliere, fare anche filosofia su questo, o out, perché sennò la legge, se incominciamo a interpretarla in questa maniera, non veniamo più fuori, peraltro i casi che lei cita ci sono, ma sono una minoranza, la maggior parte dei personaggi che appartengono alla mafia, che sono in carcere duro, 41 bis, sono tanti. E diciamo che non sono soltanto quelli che hanno fatto poca cosa, ma abbiamo un caso concreto in questo momento che c'è la richiesta di poter uscire a 26 anni, no? Di Brusca. Brusca chiede, dice: ormai rientro nei, diciamo,
in un percorso che si esaurisce a 26 anni, io vorrei, anzi ha chiesto prima, di uscire per, diciamo, come premio del suo percorso. Ma allora facciamo una radiografia di questo personaggio, è quello che ha premuto il tasto per far saltare Falcone, no? È quello che si è, ha dichiarato che non ne ha fatti 200 di morti, ma insomma ha fatto sciogliere nell'acido un bambino. A questo punto, se desse segni effettivi, e questo, ma ripeto, non è quello che ha fatto una strage, quindi in un attimo, nel giro di due ore, ha fatto delle cose terribili. Questo per anni, per decenni, ha compiuto reati uno dietro l'altro. E allora c'è da domandarsi se è applicabile la sentenza della Corte europea. Non ha bisogno, non è ostativo. È questo il motivo per cui noi stiamo discutendo. Ha collaborato con la giustizia, lui non è ostativo, lui ha diritto, semplicemente a lui ha fatto l'istanza e gli hanno detto di no, non è che hanno detto è inammissibile la tua, l'hanno preso in esame, hanno detto no perché aspetta, ma lui non rientra perché lui è un collaboratore di giustizia, infatti non è stato, cioè, non ha avuto l'ergastolo, adesso lui uscirà, e questo è il punto interrogativo, se davvero questo criterio della collaborazione segna questo passaggio, voglio dire. Vogliamo vedere quello che ci hanno scritto i telespettatori? Ah sì, un messaggio dei telespettatori, vediamo, ce n'era uno prima, vediamo se la regia riesce a riproporlo, così vediamo, eccolo qua. Sento tanti discorsi, bisogna che chi va a fare l'ospite in trasmissione dovrebbe fare un mese di servizio in sezione, poi vediamo se dopo la pensa diversamente. Troppi interessi per Caino, ma ad Abele chi ci ha mai pensato? Dopo tanti anni di sezione ho visto pochi che si sono pentiti solo per interesse. Si è già manifestato, è un agente penitenziario questo. Sì, da come scrive, sì. Ma certo. Io penso che il telespettatore sta portando qualcosa di importante, sì, sì. Perché negli altri stati, lei parlava in America, io sono in corrispondenza con i miei colleghi a Danzica, sì, in America, tra poco ritornerò a Danzica per vedere che cosa fanno, che di certo non va meglio che da noi. Non va meglio? No. Assolutamente no. Anche perché hanno a che fare con tutte persone che vengono dall'est. C'è un collega che arriva dall'Università di Danzica e viene ai convegni che facciamo noi come SIP per riuscire a capire che cos'è la mafia. E dice, la nostra è un'altra cosa. Allora, ma all'est loro hanno russi, lettoni, eccetera, non hanno diciamo la mafia italiana. Ma per quanto riguarda il telespettatore, io penso che in America, lei parlava prima di America, in America il personale che lavora all'interno delle strutture penitenziarie è il meglio pagato, lo psicologo è sempre presente, così anche in Svezia si dice che è all'avanguardia, il personale viene motivato, viene, e per loro è un successo quando qualcuno si reinserisce. Certo. Perché? Perché sono altamente motivati sia dalla società sia da loro stessi. Dall'altra parte, in Svezia si dice che è tutto così libero, non è proprio vero, perché hanno la pena, è una pena indeterminata. Questo per i casi particolarmente gravi. Insomma, non mi sembra che sia così distante dal nostro ergastolo ostativo, solamente che si chiama in modo diverso. Forse per quello la Corte di Giustizia europea non l'ha messo come obbligatorio per lo Stato italiano, perché sa che in altri stati le situazioni sono diverse. E che forse adesso, con la preparazione che sta avendo, perlomeno che dovrebbero avere le persone laureate, la comunicazione tramite internet, eccetera, le notizie viaggiano velocemente, quindi si sa che cosa si fa dalle altre parti. Ecco, certamente è un settore molto difficile. Perché? Perché ci si interessa solamente quando ci succede qualcosa, se no il carcere è fuori, difatti è stato portato fuori dalla città.
prima era nella città, quindi faceva parte del tessuto della città. Anche questo dal punto di vista architettonico vuol dire qualcosa, ma io vorrei anche domandare se esiste ancora il fatto che nell'ergastolo stativo ci può essere la declassificazione per cui passare dall'ergastolo stativo all'ergastolo normale. Non mi risulta che sia stato tolto. Cioè vorrebbe dire che rientra in una... Riunita l'equipe del carcere... Sì. L'equipe del carcere toglie il 4 bis e qui vale a dire che deve essere riunito l'educatore, l'assistente sociale, lo psicologo e il direttore del carcere e il responsabile, il comandante del carcere. Queste 5 persone decidono se verrà tolto l'ergastolo. Sarà la soluzione di compromesso, è una speranza, è un sogno. Sarà la soluzione di compromesso. Non è un sogno. Deve essere o viene abrogato il 4 bis oppure c'è la adesso ad esempio c'è questa la collaborazione impossibile e inesigibile 58 ter che è il tribunale di sorveglianza che lo decide, quindi per i casi in cui insomma non è possibile. Io però ritornerei sempre, forse sono fissata sul fatto della rieducazione. Parlavo di un suo collega Fiandaca che è un grande nel campo. Grazie, che proprio oggi leggevo il suo articolo in cui diceva dobbiamo ancora sapere che cos'è la rieducazione. È vero. Certo. Quindi il discorso quando parliamo allora poi... diciamo che il sistema carcerario, il sistema che noi utilizziamo per fare giustizia è un sistema medievale un po' più evoluto, perché una volta soffrivano la fame e la sete, adesso invece certo. Almeno allora, il minimo indispensabile viene fornito, ma lo Stato considera ancora e ovviamente è giusto se non c'è un'alternativa, che questa è la punizione che devono affrontare i condannati. Però bisognerebbe entrare in una fase non tanto di perdono, quanto una fase di, come diceva lei, di rieducazione, allo scopo di ottenere quel perdono. Certo. Perché diversamente, se no giochiamo sempre con un'unica pallina, ce la tiriamo addosso ma non risolviamo il problema. Il problema va risolto se c'è un'alternativa reale, concreta, scientifica, perché ormai abbiamo raggiunto una capacità di capire le cose, poterle gestire e governare in maniera tale che quella persona che dovrebbe essere lasciata per sempre dentro il carcere avesse la possibilità provata di poter uscire, perché ha cambiato completamente il suo modo di concepire la vita e il suo modo di gestire la propria vita una volta che è fuori, e non essere nuovamente un pericolo per la società. Certo. Avvocato. Ma mi pare che il ragionamento sia ineccepibile. Il problema è che ci siano gli strumenti per arrivare a una verifica. Io sono più dubbioso, sono scettico di lei, quindi bisogna mirare a quello, non c'è dubbio, cioè avere la certezza che siamo di fronte a un soggetto diverso, che è cambiato, che non è più un pericolo per la società, che può essere quindi accolto con la dovuta prudenza in una fase di risocializzazione. Però io sono molto più dubbioso di lei sul fatto che abbiamo gli strumenti. Forse non viene considerato questo come un problema essenziale per la società, dottoressa. Sì, sono d'accordo. Le persone si possono recuperare, perché sennò finirei anche il mio lavoro. Si troverebbe disoccupata. No, non disoccupata, non avrebbe senso parlarne. Sì. Certo. Prima l'avvocato parlava delle giurie. Le giurie sono facilmente manipolabili da uno psicologo, quindi anche quello per me è molto pericoloso. Ci sono anche dei filmetti americani che ce lo fanno vedere, lo psicologo che manovra. Non è difficile per uno psicologo manovrare una giuria.
Ecco, quello che lei diceva prima, proprio puntare sulla rieducazione, ma che la rieducazione non sia vista solamente come lavoro sono bravo. No, certo. Assolutamente certo. No, la rieducazione è rieducazione valoriale. Certo. Che porta la persona ad esprimersi in modo diverso. Arrivando magari con un percorso diverso, magari alternativo al carcere, no? Ne abbiamo parlato. Certo. Sì, alternativa è un po' banale, cioè così come si sente la necessità di trovare farmaci nuovi per curare le persone, perché la penicillina ha tolto di mezzo la tubercolosi, così se ci fosse la stessa urgenza e sensibilità nei confronti invece di patologie che sono patologie, perché io credo che uno che ammazza, per carità, non sarà matto, ma normale non è. Ecco, il recupero di questa di un personaggio di questo genere, se c'è una sensibilità da parte della società e dello Stato, si può iniziare a fare un percorso che scientificamente non so quanto riusciremo a farlo, ma comunque c'è la probabilità che per certe patologie, diciamo, criminali, si possa anche arrivare al recupero. Lei ha creduto a Babbo Natale? Io sì, è un valore che ci hanno fatto credere e che per un po' di tempo l'abbiamo portato avanti. Questo per dire che si cambia, perché poi dopo non ci abbiamo più creduto. Ti accorgi che non è proprio così. Non è questione di è molto semplice come battuta, però dobbiamo cambiare anche argomento ormai, che siamo, sì. Il tempo è scappato via e sulla questione del carcere comunque torneremo, ce ne eravamo occupati a giugno, torneremo a parlare ancora proprio anche di questo tema qua, quello che può essere, come dire, andare oltre quello che è un sistema che, come diceva prima Ermanno, un sistema medioevale che forse deve essere riformato. Allora io ringrazio Elton Calizza che è stato qua con noi, tra l'altro lei ha portato anche un libro, perché chi vuole conoscere un pochino di più la questione del 41 bis, se lo vuole mostrare alla telecamera, sì. Il titolo è La pena di morte viva, ergastolo 41 bis, il diritto penale del nemico. Ecco, quindi è la pubblicazione della mia tesi di dottorato, ovviamente. Certo, beh, insomma, chi vuole capire qualcosa di più e sentire quelle che sono state le sue interviste e quant'altro, all'interno di questo libro lo trova. Grazie alla professoressa Silvana Serragiotto per essere stata qua con noi, grazie ad Alessio Morosin, che salutiamo momentaneamente perché adesso lo coinvolgiamo brevemente nella nostra rubrica del Memento, perché parleremo di autonomia e di quello che sta succedendo anche in Catalogna, subito dopo la pubblicità, tra poco.